Bene amici, eccoci l'appuntamento con l'informazione di Teleiblea sul canale 110. Questa è l'edizione, la seconda edizione, perché abbiamo dovuto un po' cambiare quelle che erano le immagini che abbiamo realizzato nel pomeriggio sull'ordinazione del nuovo vescovo di Ragusa a causa di alcuni problemi tecnici che speriamo di poter risolvere in chiusura di questo telegiornale. Quindi praticamente questo delle 22:30 è un telegiornale in diretta e partiamo con quella che era proprio la questione Covid, come abbiamo aperto il primo telegiornale. Purtroppo i numeri ci sono ancora. Ci sono ancora e ci sono anche delle zone in Sicilia che sono abbastanza preoccupanti, per esempio Gela è tornata ad essere zona rossa, se non sbaglio anche Troina è zona rossa, vedete i numeri, ci sono numeri abbastanza alti a Catania, a Palermo, a Ragusa, così e così, non sono poi attendibilissimi, però è chiaro che non è finita questa battaglia e ci sono alcune cose interessanti da dire. La prima per esempio riguarda un intervento del sindaco di Pozzallo che chiede che vengano instaurati, messi in essere di nuovo i drive-in proprio per poter inseguire, no? Quindi come si dice, fare lo screening per capire se ci sono dei contagiati e andarli a cercare, perché i numeri stanno ritornando a crescere. Sono soprattutto persone non vaccinate, anche se non sembra che siano condizioni particolarmente preoccupanti, però no, a questo punto l'estate non è come volevamo noi, è un'estate che ci può preoccupare. Quindi massima attenzione, sempre la mascherina, lo diciamo sempre noi, sempre la mascherina e continuiamo ad essere molto attenti. Per quanto riguarda i viaggi, per esempio Malta prima aveva proibito di entrare ai turisti che non avessero il passaporto, poi naturalmente il passaporto verde, la doppia vaccinazione. Poi i soldi dei turisti sono molto più interessanti di qualunque altra cosa, quindi ora dicono va bene anche senza passaporto, basta che fai un tampone. Ora è l'Italia che chiede il tampone al ritorno, se vieni da Malta, arrivi a Pozzallo, devi aver fatto il tampone 48 ore prima, quindi a Malta bisogna fare un tampone per venire poi in Italia. La situazione si fa un po' confusa a dire la verità, perché ci sono in tutta Italia molte persone che risultano contagiate provenienti da Malta, che non è una bella cosa. Poi abbiamo idea di combattere con coloro che sono no-vax a tutti gli effetti. Ora dico che forse non è il momento di iniziare a fare questioni, ma cercare di portare a termine questa battaglia. E cambiamo argomento, parliamo dell'ordinazione del vescovo La Placa. Noi abbiamo realizzato delle immagini, stiamo cercando di sistemarle per la fine del telegiornale, non so se ce la faremo perché purtroppo, come si dice, macchine su, e le macchine fanno queste. Allora parlerò qualche minuto con le immagini che abbiamo preso dalla diretta della cattedrale mandato in streaming. Allora oggi è stato il gran momento per Monsignor La Placa, Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa, che è stato, come posso dire, gli ha fatto da padrino un altro ragusano, il vescovo di Caltanissetta, che vedete, Monsignor Russotto, che è originario di Vittoria, io siamo amici, quindi lo saluto, se oggi è a Ragusa, lo saluto calorosamente, e è stato quindi una bellissima cerimonia, che si è protratta, come sempre accadono queste cose, per tempi indefiniti, quindi è finita intorno alle 21, quindi è saltato tutto
quello che avevamo preventivato, le interviste, le conferenze stampa, le immagini che dovevamo riuscire a montare per tempo, non ce l'abbiamo fatta. Purtroppo le cose sono così. Noi siamo gli unici che andiamo in onda alle 21, quindi abbiamo avuto il tempo di farvi vedere delle cose che purtroppo nella prima parte del telegiornale alle 21 non è andata bene. Quindi ora vediamo se le possiamo sistemare, perché c'è qualche drop in più. Però voglio dire, è stato un grande momento, una grande cerimonia, devo dire, sono stati utilizzati mezzi vari, proiettori, palchi, c'è stata la processione, l'incontro all'abbadia con le autorità, con i sindaci, c'erano molti sindaci, quindi devo dire una giornata molto bella per la diocesi di Ragusa, e devo dire che Monsignor La Placa mi è sembrato molto giovanile, poi è giovane in fin dei conti, confronto a me certamente, e giovane, l'ho visto baldanzoso, camminare a passo veloce, quindi forse è proprio il vescovo che ci vuole in questo momento per fare riprendere tutta la diocesi dopo la fase, diciamo, di interregno con il vicario Monsignor Asta, che ha fatto benissimo, l'abbiamo anche ringraziato, ma è chiaro che ci vuole quello che il, diciamo, l'ordinato, quello che deve fare il vescovo. Quindi di questo parleremo certamente lunedì, quando avremo la possibilità di montare le immagini e farvele vedere nel migliore dei modi. Quindi chiudiamo questa parte del telegiornale e andiamo subito a parlare di politica, prima di lanciare la prima intervista. È un telegiornale più breve perché mancano alcune fasi. Parliamo di alcune cose che riguardano il Presidente della Regione, che sarà a Comiso domenica alla chiesa di Santa Maria Santissima Annunziata per la cerimonia di consegna della cupola, che è stata restaurata dopo 20 anni grazie ad un finanziamento della Regione. Poi c'è anche questa questione delle strade. La Regione ha fatto il nuovo statuto del CAS, vediamo se riuscirà il CAS con i fondi a chiudere almeno la strada dell'autostrada. Non abbiamo grandi notizie sul quel pezzetto da Rosolini a Pozzallo. Invece parliamo del Comune di Ragusa. Comune di Ragusa, ci sono molte critiche nei confronti del sindaco, si trova in questo momento, come si dice, sotto scopa, c'è il problema dell'acqua, c'è il problema del territorio, per esempio il parco urbano, ma anche alcune invenzioni che sono state fatte non sembrano delle migliori. C'è la lamentela della ZTL a Ibla, della ZTL a Marina di Ragusa, dei parcheggi, delle navette, insomma il sindaco non vive momenti allegri. Per quanto riguarda Ibla addirittura, ci hanno mandato una foto, due foto, che fanno vedere che non so se è colpa della ZTL, non so se è colpa che non siamo riusciti a fare bene certi lavori. La verità è che a Ibla in questo momento non c'è nessuno, quindi gli operatori sono particolarmente preoccupati di questa vicenda di Ibla. Io ringrazio l'amico Peppe Lizio che ci ha mandato le foto, poi magari ne parleremo con più attenzione nelle prossime parti del telegiornale. Allora, ora vediamo l'ospite in studio per parlare di politica. Questa è Teleiblea. I nostri prodotti raccontano una storia meravigliosa. È la storia delle nostre famiglie. È la storia della nostra terra. La Sicilia. In un ambiente accogliente e rilassante,
All'interno dell'hotel barocco a Ragusa Ibla, lo chef Pippo Cabibbo vi aspetta per proporvi le sue specialità gastronomiche a base di genuini prodotti locali a prezzi davvero ottimi. Hotel e ristorante Il Barocco, via Santa Maria la Nova, Ragusa Ibla, telefono 0932 66 31 05. Una giornata molto ricca, che è quella di oggi, con vari appuntamenti, varie interviste nel nostro telegiornale, e parliamo anche di politica, visto che negli ultimi giorni c'è stata una querelle, diciamo, fra il sindaco Cassì e Fratelli d'Italia. Abbiamo avuto ospite in studio l'avvocato Settinieri. Ora abbiamo qui Umberto Calvanese, l'avvocato Umberto Calvanese, che è uno membro del direttivo, sì, di Fratelli d'Italia, che è entrato con un suo post in questa discussione fra il sindaco, Fratelli d'Italia, l'avvocato Settinieri, che ha detto... Insomma, allora, Umberto, prima gli do del tu, perché a parte l'amicizia con suo padre, ma insomma l'età, avvocato, allora Umberto. Però prima di entrare nella discussione, perché il sindaco Cassì ha detto: ma noi in verità non abbiamo mai cercato, perché poi dice, e anche dopo non è che ce ne abbiamo bisogno. Com'è nata l'alleanza fra Fratelli d'Italia e il sindaco, la lista, il sindaco Cassì? Intanto diciamo com'è nata. Sì. Intanto buonasera direttore, grazie dell'invito, buonasera agli spettatori. E, guardi, il nostro appoggio al sindaco Cassì, noi abbiamo avuto modo di ripeterlo fino allo sfinimento, penso, è nato perché Peppe Cassì rappresentava, nel momento in cui si sono svolte le ultime elezioni amministrative, l'unica alternativa che per noi poteva essere considerata accettabile. Era un candidato pulito, un candidato competente, un candidato che dava garanzie, almeno in quel momento, di ascolto, di aggregazione delle forze politiche. E non avevamo una volontà all'interno del partito di appoggiare gli altri candidati che si muovevano nell'area del centrodestra. Ecco, questa è la domanda. Alla fine Cassì aveva detto più volte... Qualcuno ha detto: tu sei del centrodestra. Dice: no, io non sono del centrodestra. C'erano anche altri candidati che facevano quel riferimento. La scelta di Cassì, scusa, avvocato, ma non è che è stata dettata da un'amicizia personale, si conoscevano, magari vanno a mare insieme? Questa è un'accusa che fanno spesso. Allora, posso dire che all'interno del gruppo di Fratelli d'Italia esistevano già dei rapporti sicuramente più che cordiali, personali con Peppe Cassì. Io personalmente Peppe Cassì non lo conoscevo, diciamo, da un punto di vista personale, lo conoscevo come lo conosciamo tutti per il suo trascorso sportivo, lo conoscevo come collega, ma non avevo un rapporto personale, come me tanti altri. Diciamo, aderimmo a questa proposta perché sostanzialmente ritenevamo che da un lato le alternative non fossero praticabili e dall'altra lo stesso Peppe Cassì ci sembrava un candidato più che adeguato a portare avanti il progetto che ci eravamo proposti. Ma era chiara la, diciamo, suddivisione? Ci appoggiate, ma non siamo tanto fratelli, insomma. Fin dall'inizio la nostra presenza nella coalizione, e in particolare quella del nostro simbolo più che quella nostra personale, fu oggetto di discussioni, certo, sia con il sindaco sia con le altre forze politiche che animavano la coalizione. E il sindaco ebbe a chiederci già prima delle elezioni
di presentarci con un altro simbolo, cioè di presentarci come lista civica. Una proposta che noi rifiutammo categoricamente. Non è una bella proposta, diciamo. Non è assolutamente una bella proposta. Capimmo che la proposta non proveniva direttamente da lui, ma che probabilmente era stata fatta per accontentare pressioni da parte di altri, di altre forze all'interno della coalizione. Noi in ogni caso facemmo capire al sindaco in maniera ferma che non avevamo alcuna intenzione di... E neanche avevate chiesto molto, vero? Non eravate lì a dire, ah, se non ci dai l'assessorato. No, no, noi fummo la prima forza politica a dichiarare il proprio appoggio per Peppe Cassì, e quando lo facemmo del tutto disinteressatamente. Tant'è vero che infatti non abbiamo avuto... L'avete avuto solo quando il sindaco ha avuto la possibilità di allargare questa giunta. Esattamente. Mettendo... Nel momento in cui... Ma la signora Spada, qualcuno dice, beh, se il sindaco ha chiesto tre nomi, ma uno deve essere per forza la Spada. È vero questo discorso? Allora, il sindaco ci fece presente la sua... No, ma non c'è nulla di male però, no, perché avvocato. Voglio dire, uno dice preferisco persone che ho, che conosco magari. Il sindaco ci fece presente che diciamo, era sua intenzione valutare la possibilità di integrare le quote rosa della giunta, e quindi stava valutando la possibilità di inserire degli assessori di genere femminile. E quindi ci chiese di inserire nella rosa di nomi che gli sarebbe stata proposta anche qualche elemento femminile. E quindi è stato, diciamo, ma allora è possibile quello che dicono in giro, perché poi male lingue ce n'è quanto ne vogliamo, che l'avvocato sia un po' arrabbiato perché magari voleva fare lui l'assessore? È possibile questo? Allora, guardi, io questa insinuazione... L'avvocato Settinieri. L'avvocato Settinieri, chiaramente sì. Sì. Anche Cassì che è avvocato. Tutti avvocati. Sì. Tutti avvocati, so. Questa insinuazione che il sindaco Cassì in questi giorni ha reiterato in maniera sempre più netta e sempre più inequivocabile, prima in Consiglio Comunale e poi in varie interviste, io la rigetto con assoluta convinzione. L'avvocato Settinieri si è comportato in tutta questa vicenda in maniera assolutamente imparziale, e la sua posizione nei confronti del sindaco e delle ambizioni che aveva manifestato non ha in alcun modo influito sulla scelta del partito. Questa insinuazione che il sindaco si fa è un'insinuazione molto grave ed è un'insinuazione ingiuriosa non soltanto nei confronti dell'avvocato Settinieri, ma è ingiuriosa anche nei confronti del partito, cioè dei tesserati, perché lascia credere alla gente che all'interno del partito faccia tutto lui, decida lui e utilizzi il partito come una propria arma personale di ripicca, imponendo agli altri di abbassare la testa e agevolargli il compito. Un partito che in verità ha dimostrato a livello nazionale di non tenerci molto a queste cose. Assolutamente no, assolutamente no. Il nostro, ma soprattutto c'è da dire che quando è stata fatta la riunione per decidere quale percorso si sarebbe dovuto intraprendere dopo le esternazioni del sindaco, in quella riunione erano presenti tutti i membri del direttivo, era presente il coordinatore Settinieri, era presente l'assessore Spada ed erano presenti altri tesserati. E in quell'occasione io non ricordo di aver sentito una sola voce che si sia alzata per dire troviamo un'alternativa, presentiamoci come lista civica, accontentiamo il sindaco. È una cosa che, direttore, lei capisce, se è una cosa che noi non abbiamo fatto nel 2018 quando eravamo ancora dei novellini e con un partito alle spalle che navigava sul 3%, piccolo, che aveva il 3%, lei può mai pensare che sia accettabile adesso che la gente a Ragusa ci conosce, che vede le nostre facce, le associa a un simbolo e poi ci vede tutti quanti infilati in un listone civico sostanzialmente per raggirare l'elettorato e fargli credere quindi che siamo... Quindi rigettiamo questa... Ma, allora, veniamo ad altre due cose, caro avvocato. Allora, la prima è questa. L'assessore Spada. Ora, l'assessore Spada, se non ho capito bene, non vuole accettare la decisione del partito. In questo caso resta in Fratelli d'Italia, per cui il sindaco quando dice io conservo il posto a Fratelli d'Italia
in pratica non conserva, cioè se ne sarebbe andata a quanto pare l'assessore Spada. Cioè, come la valutate la posizione dell'assessore? Allora, l'assessore Spada ha detto chiaramente, ha esposto la sua posizione, tra l'altro abbiamo fatto un comunicato stampa congiunto proprio per chiarire le cose. L'assessore continua a rimanere in giunta a titolo personale, in quanto diciamo, riveste la fiducia del sindaco. Non continua a, diciamo, a rappresentare formalmente e ufficialmente le istanze di Fratelli d'Italia nella giunta Cassì, perché il partito ha preso le distanze diciamo, dal resto della coalizione. Sul motivo che ha animato la scelta della dottoressa Spada, chiaramente bisognerebbe chiederlo a lei, perché non sono io quello che ne dovrebbe discutere. Posso dire che l'assessore Spada ha avviato dei progetti e intendeva vederne la conclusione, ed è una... Però io ho grande stima della dottoressa, però se uno sta in un partito, sta in un partito. Ci sta e accetta quando viene nominato, e quindi deve accettare anche quando il partito esce fuori. Di esempi del genere ne abbiamo tanti, ma non voglio entrare in questa discussione. Invece l'ultima, che forse è la più importante perché parla del futuro. Allora, voi qua eravate novellini, nel 2018 il partito aveva 3%, insomma. Sì. Ora questo partito naviga altissimo, no? E quindi è un partito molto, molto, come posso dire, richiamato, ma vi ricordo, la coalizione di centrodestra, anche se la Meloni insiste nel non fare coalizioni, però nelle prossime elezioni il centrodestra si sta organizzando, c'è la Lega, c'è ancora un po' di Forza Italia, vorrebbero Fratelli d'Italia, ecco, Cassì questo l'ha pensato, e voi come vi muovete ora? Su quello che ha valutato, sui progetti di Beppe Cassì, io chiaramente non posso riferire. Noi avremmo preferito, per questioni di coerenza, chiaramente continuare il percorso che avevamo avviato con Beppe Cassì nel 2018, tra l'altro mettendoci contro il resto del centrodestra. Questo non è stato possibile, non per scelta nostra. E a questo punto chiaramente l'unica strada che ci resta non è altro che quella di andare nella nostra collocazione naturale, che è quella con il resto del centrodestra. E quindi adeguarsi con la scelta di un candidato. Ma adeguarsi significherebbe... Vediamo chi è il candidato, potreste metterlo anche voi. Ecco, appunto, bisogna vedere poi nell'area nel centrodestra chi prenderà le decisioni, ma di solito in questi casi le decisioni si prendono collegialmente, non c'è uno che dice... Questo insomma in teoria poi... In teoria, certo. Poi, la pratica... sì, no, ma io quando chiedevo che Cassì se ne è fatto questo conto, cioè, voglio dire, Cassì se ne è fatto il conto, che è come quando diciamo noi, mille a levare e mille a mettere, insomma, Cassì si leva un alleato e lo offre a un altro. Lei mi vuole e portare... se c'ha 100 voti, perde 100 voti e li dà un altro. Lei mi vuole portare su un piano polemico. Io non faccio questo nome, che stiamo a fare qua, se no. Ripeto, io non sono nella testa di Beppe Cassì e non so quali strategie lui abbia immaginato. Io presumo, perché Beppe Cassì è una persona di grande intelligenza e conosce bene il suo lavoro. Io penso che lui si sia fatto i suoi conti, abbia valutato la possibilità che, uscendo Fratelli d'Italia dalla sua coalizione, sono voti che perde lui e che guadagna un candidato sindaco a lui contrapposto. Probabilmente immagina di poter recuperare i voti che perde con l'uscita di Fratelli d'Italia, aggregando altre forze che con Fratelli d'Italia non sarebbero mai potute entrare. Ecco, per chiudere, l'avvocato ha fatto un post in cui dice che queste liste civiche sono meglio i partiti, e considerando che i partiti stanno organizzando, perché non ci dimentichiamo che Beppe Cassì ha vinto perché il centro-sinistra era un po' sballato, perché il centro-destra non si è saputo organizzare, ma se avessero fatto le coalizioni giuste non credo che Beppe Cassì avrebbe mai potuto pensare di fare il sindaco. Quindi non liste civiche, è finito quel periodo.
Stanno tornando i partiti. Guardi, sul fatto che sia finito quel periodo oppure no, io non ho la sfera di vetro, non lo posso dire. Posso dire che rispetto al 2018 il vento dell'antipolitica che era cavalcato dal Movimento 5 Stelle a quanto pare si sta smorzando. Da qui a 2 anni non sappiamo cosa succederà, ma io ritengo che se così vanno le cose il centrodestra potrebbe essere per allora al governo. E sostanzialmente perdere un partito che oggi naviga al 21% e che domani potrebbe essere forza di governo, potrebbe essere, come dire, molto pericoloso per chiunque in prospettiva futura. Eh sì, non sarebbe convenuto, ma comunque la politica è fatta così, uno fa delle scelte, questi alleati meglio di quest'altro e sa come andare avanti. Allora, grazie Avvocato Calvarese, interessante, vedremo che cosa accade, poi sentiremo anche Cassì, perché devo dire la verità, l'Avvocato Cassì è disponibilissimo a venire ai nostri studi e quindi qualche dibattito viene molto bene. Grazie Avvocato, andiamo avanti con il telegiornale. Buonasera. Questa è Teleiblea. Fattoria delle milizie, un luogo dove si rispettano le tradizioni più genuine per offrire prodotti di qualità e comfort. La Fattoria delle milizie, che si trova a Scicli, a 500 metri dal convento della Madonna delle milizie, grazie al suo allevamento di capre, è specializzata nella produzione di formaggi caprini, biologici al latte crudo. Alla fattoria puoi trovare i sapori tipici del territorio, come l'eccellente olio extravergine d'oliva estratto da piante autoctone. Acquista anche le salse, le conserve, la pasta di grano ibleo, ma anche un pregiato riso del Piemonte, tutto consegnato in poche ore a casa vostra. Tutte le informazioni a info@sisagro.it oppure ai numeri 0932 19 21 505 e 335 13 68 124. C'è una situazione politica quindi particolare e credo che il sindaco debba in qualche modo pensarci, perché attenzione, le elezioni sono vicine, non è, e certe immagini fanno pensare, non c'entra niente il sindaco di Ragusa, vi dicevo le immagini di Ibla, perché a Ibla oggi pomeriggio, venerdì sera, guardate la situazione. Allora è importante che si faccia qualche cosa e gli imprenditori cercano, vorrebbero avere maggiore attenzione. Allora noi parliamo di una attività che si farà a Ibla proprio nei prossimi giorni, che dovrebbe in qualche modo aiutare a far ripartire. Parliamo di Ibla Grand Prize, c'è Gianni Papa che intervista il maestro Salvatore Moltisanti e noi con questo chiudiamo l'indice di oggi. Grazie, ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Questa sera abbiamo un ospite non solo gradito, un ospite che è uno di noi e contemporaneamente non lo è, e che poi ritorna ad essere uno di noi in determinati periodi dell'anno. Ritorna da ben 30 volte, come vedo, maestro. 30 anni. Come vedo dal maestro Salvatore Moltisanti, perché Ibla Grand Prize ha fatto 30 anni. Beh, è un bel... una bella età. Ma voi ancora più di noi, Ah vabbè, noi ne abbiamo, fatti, mezzo secolo, noi abbiamo fatti 46, che c'è? Ma i 30 anni di Black Grand Prize sono una gran bella età. E allora, la cosa più bella, credo che sia, poi parleremo, perché questa è un'annata particolare, perché ricomincia dopo la pandemia e tutto quanto, la cosa più bella è, credo, di essere riusciti a rimanere sempre se stessi, parliamo di Black Grand Prize, pur riuscendo a innovare, a innovarsi di volta in volta. C'è questa continuità, l'innovazione e la tradizione, che è una tra le cose più difficili, però più valide quando si riesce ad ottenere. Un bel punto di vista a cui non avevo mai pensato prima. In effetti è vero, perché ogni anno, devo dirle, che tutti chiedono sempre cosa c'è di nuovo, cosa c'è di diverso, cioè,
E in effetti il bello, io dico sempre, quando una cosa funziona bene, è andata benissimo, perché dobbiamo cercare qualcosa di nuovo? È chiaro che c'è sempre nuovo talento, cioè, no? Però lo spirito è rimasto sempre lo stesso ed è una cosa che la ringrazio, perché è la prima volta che posso celebrare questo. Guai, oltretutto sarebbe sbagliato, perché la formula si è dimostrata vincente subito. Bravo, quindi, il primo anno, sì. Potendo contare su una formula vincente non ci sarebbe motivo. Ovviamente va adeguata ai tempi, perché al di là del cambio degli interpreti, eccetera, una certa visione di determinate cose nel 1900, alla fine, l'ultimo decennio degli anni del 900, non è lo stesso del secondo decennio del 2000, ma il concetto di base, come la grande musica, che poi questo qua non è altro che un atto di amore verso la grande musica, tutto qua, rimane lo stesso. La musica c'è, rimane, secondo me. Bravo. Non credo ci sia classico, c'è la musica. Bravo. Il classico rientra tutto. È come il teatro ce n'è uno, il grande teatro, poi può essere l'opera buffa, può essere... Esatto. Allora, questo Ibla Grand Prize che comincia il giorno 20 e finisce il giorno 28, è, diciamo, l'Ibla Grand Prize della ripresa, dopo lo stop. Quanto è stato difficile, se lo è stato, riannodare le fila dopo un anno di fermo? Allora, diciamo, c'è del positivo in tutto, per cui il fatto che l'anno scorso non siamo riusciti a essere a esibirci dal vivo, come tutti, ha creato una forza diversa nello sviluppo proprio musicale, all'interno di tutti i talenti, perché siamo stati tutti concentrati a stare a casa a studiare. Un musicista sta in generale sempre a casa a studiare, per cui quando non c'è altro da fare stiamo sempre dentro a studiare, si cresce di più da un certo punto di vista, per cui c'è stata questa crescita che adesso vedremo e sperimenteremo in prima mano, una crescita spirituale credo fortissima. Io mi aspetto di vedere dei bei risultati adesso. Adesso, l'anno scorso non abbiamo seguito molto online, come lei sa, tutti ci siamo seguiti tutti online. Non si poteva fare altrimenti. Esatto. Ed è stato anche quello interessante. È stato un anno bello interessante, che il Ibla Grand Prize invece stava concentrato in 10 giorni, lo è stato distribuito in 6 mesi. Per cui è stato un anno particolare, ma un anno interessante. Io credo un anno di crescita che ricorderemo anche con affetto in qualche modo, perché ci ha fatto pensare molto, un anno che in cui siamo stati molto introversi, siamo cresciuti dentro, io penso, molto spiritualmente. Bene, ma del resto la grande musica, come il grande teatro, come il grande sport, si può anche vedere benissimo online, in televisione, eccetera, ma è chiaro che il contatto, il sudore, la rabbia, la fatica dell'artista che fa la sua performance, qualunque sia l'ambito, il pittore, il musicista, il calciatore, il maratoneta, eccetera, dà un senso di vissuto diverso, ancora maggiore. E allora Ibla Grand Prize dà una serie di sensi di vissuti, una serie di artisti, ma quello che è particolare, sta sempre una caratteristica, è questa specie di ponte ideale che si è creato fra l'estremo sud dell'Europa e l'estremo est, no? Per esempio Corea, Giappone, eccetera, eccetera. Perché questa grande risposta di quella parte di mondo? Allora, lei ha colto nel segno intanto, perché c'è una differenza tra la musica registrata, bellissima musica registrata in questo modo, e le esibizioni dal vivo. Sono due cose totalmente diverse. Adesso noi cerchiamo... Allora, le registrazioni... Le bellissime registrazioni, specialmente. Possiamo sentirci la quadrifonia, ci mettiamo col whisky davanti, però. C'è tutto, ma dal vivo è tutto un'altra cosa. Per cui noi, l'Ibla Grand Prize è fatto specificamente per esaltare il talento con esibizione dal vivo. Inoltre, la musica, tutto è nato anche negli anni 90, quando io ho cominciato, gli anni 80. La nostra era tutto dal vivo. Noi, quando io studiavo e facevo i miei concerti negli anni 80, Non avevamo neanche registrazioni, non c'erano neanche telefonini che riprendevano le nostre cose, non abbiamo nulla. Era un'età soggetti profili fortunata. Era tutto dal vivo, per cui per me rimane questo valore dell'esecuzione artistica dal vivo, perché ogni esecuzione è veramente diversa da un'altra e tante esecuzioni diverse sono ugualmente interessanti pur essendo totalmente diverse. Ma maestro, una domanda da profano, che però credo che è una domanda che possono anche fare altri. Io parlo da Silvio Rossi. La pianista ungherese o ceca o coreana o italiana o un altro esecutore di musica, in caso particolare classica, ma penso di musica, subisce per esempio
la serata umida, il caldo, eccetera. Non lui, a parte lui come persona, ma l'esecuzione subisce questo. Allora, questo senza dubbio, lei sa, Ibla, come siamo stati nei vari anni, ci sono serate in cui c'è fresco, serate in cui c'è umidità. Allora l'umidità, per esempio, fa scivolare sui tasti, si scivola, cioè si sbagliano le note perché non si possono prendere la mano. Ecco. Poi gli strumenti tutti a corda, gli strumenti si scordano per il troppo caldo o gli sbalzi di temperatura. Negli anni, se si ricorda lei, teatro per come Borsellino senza aria condizionata, certo. Gli strumenti totalmente e così la piazza. Ora, dal vivo perché è importante tutto questo? Perché si vede la personalità del musicista. Se io vado a suonare, e questo ripeto, negli anni 80 era così, se andavo a suonare in Russia, in Bulgaria a volte trovavo dei pianoforti incredibili, Bosnoff, delle cose pazzesche. Vabbè, in Bulgaria a volte si trovavano dei pianoforti molto particolari. Ma poi si poteva trovare degli strumenti anche di qualità inferiore. Una persona, un vero musicista, sa suonare in qualsiasi condizione, messo, si dice del Liber Grand Prize, che chi vince il Liber Grand Prize può suonare dappertutto nel mondo messo a testa pezzone, cioè messo, messo al contrario, perché significa che ha superato tante di quelle difficoltà. Anche la capacità di adattamento alla situazione. Ma si ricorda quando in piazza Pola le macchine si fermavano davanti al palco? Sì, sì, come no? Cioè, se c'è una cantante che sta cantando, una macchina ti viene incontro e si ferma davanti al portafoglio così e continua a cantare senza alcun problema, quella potrà cantare in qualsiasi teatro del mondo, non si spaventerà mai di nulla. Cioè, questo è quello che è il valore più importante del Liber Grand Prize. Ma del resto, buona parte di questa musica è stata fatta in un mondo in cui l'illuminazione era quello che era, non c'era l'aria condizionata, anche d'estate ci si vestiva con abiti pesantissimi. Cioè. E la gente mangiava in teatro. E non la gente mangiava questo, in teatro. Cioè, e tutto. Il teatro era fatto da tavoli e stavano lì 3-4 ore e mangiavano cocktail, ridevano, scherzavano. Era un fatto di società. Questo è un discorso che proprio vale per il discorso in generale per il mondo del teatro, nel caso particolare in quello della musica, che presupporrebbe, non dico un'atmosfera di raccoglimento perché sarebbe sbagliato e sarebbe un ghettizzare la musica classica, ma un minimo di concentrazione di situazione favorevole che una volta poteva anche non esserci, ma resta il fatto che il grande nome, proprio perché in quanto grande nome riusciva poi con la potenza, con la capacità della sua creazione, della sua capacità interpretativa, a catalizzare l'interesse del pubblico e a fare sì, dice, vabbè, voi potete anche mangiare, ma qua io sono Rachmaninoff, suono, mi risentite, e poi dopo alla quarta battuta ve ne rendete conto. O alla quarta esecuzione. È sempre un fatto sociale, di gruppo, di gente, certo, che sta insieme, che ha piacere di stare insieme. E questo anche un'altra delle validità aggiuntive di un concorso che cerca di innanzitutto di dare la possibilità di una vetrina a talenti giovani e validi, ma anche la possibilità di far sì che questi talenti possano confrontarsi, scambiarsi le idee, combattere, diciamo. Combattere. Una cosa importante, noi al primo anno non abbiamo mai voluto avere la parola concorrente, diciamo, una parola che noi usiamo pochissimo, perché noi non vogliamo che un musicista concorra con un altro, ma un musicista si esprime nella maniera in cui lei o lui ritiene. Però questo diciamo che è political correct, ma in realtà, in realtà concorre. No? Allora, io concordo con quello che dice lei, io non sono un political correct per nessun motivo, però le dico perché nei fatti è così. Noi non abbiamo uno, due, tre, per cui uno per forza deve vincere. Certo. No, ma noi abbiamo tre esecuzioni della stessa sonata di Mozart, tre esecuzioni diverse. Tutte e tre vincono, cioè noi abbiamo uno. Allora, perché tutto questo dove nasce? Perché si viene a Ibla a suonare? Perché potremmo andare a suonare a Ispica, potremmo andare a suonare a Modica, ci sono tanti altri posti belli dove potremmo farlo. Allora, la gente viene a Ibla perché noi l'abbiamo fatto questa cosa a Ibla perché io sono di qua, ma la gente viene da New York, qui a Ibla, per suonare, farsi scegliere per essere poi sponsorizzata, per essere presentata di nuovo a New York o a Tokyo. Per cui il meccanismo rimane c'è la fiducia che hanno riposto sicuramente, se no non verrebbero tanti ogni anno. Ma anche perché chi vince sa di non essere un cavallo che corre con un altro e che poi siamo tre bravi e uno solo vince. No, ma viene riconosciuto anche la molteplicità. E a tutto questo aggiungiamo, e questo è Ibla che lo può dare, il fascino di una sonorità di pietra barocca che è particolare e che aggiunge veramente, come posso dire, fascini aggiuntivi. Aggiunge fascino. Ma questo è il fascino degli anni di girare per il mondo, che poi i vincitori li portiamo in tutte le parti del mondo. È una cosa molto italiana del sud della Sicilia, abbiamo delle cose così uniche, così particolari, veramente, che noi stessi le sottovalutiamo, credo. E vabbè, sarebbe ora che ce ne ricordassimo. Ecco, anche perché
anche perché gli altri che hanno meno difendono a spada tratta e fanno di tutto, e noi sì, fanno funzionare, che tiriamo fuori le unghie quando è il caso. Allora maestro, siamo negli ultimi due minuti, ricordiamo dal 20 al 28 in Piazza Pola e l'esecuzione e le prove invece alla Falcone Borsellino ogni giorno. L'unica cosa che vorrei specificare... Gli orari sono dalle 20 di sera, sì. Vorrei solo a causa Covid, noi avremo divisione di gruppi meno musicisti divisi in maniera di sicurezza Covid, e quindi arriveranno musicisti questo fine settimana, faremo concerti in piazza 20, 21, 22. Il 23 e 24 vengono riservati per le partenze di un gruppo e l'arrivo del secondo gruppo. Per cui ci sono sempre le prove nel teatro, ma la piazza poi continua 25, 26, 27, 28. Beh, questi sono gli obblighi logistici imposti dalla situazione. Perché dobbiamo disinfettare tutto quello che è necessario fare. Esatto, sì. Più o meno quanti saranno i partecipanti? Io non dico mai numeri, dico ancora di meno. Vagamente. Però posso solo dire che abbiamo dei talenti così straordinari quest'anno. Per cui, numero piccolo, ma talenti straordinari. E non voglio, perché essendo, non si può fare distinzione, ma ci sono delle cose, alla fine quando voi vedrete, penso per qualche intervista giù a Ibla, ma vedrete delle cose molto particolari. Benissimo. Allora, noi questa diciamo è la chiacchierata di presentazione, siamo alla fine, ripeto, dal 20 al 28 con tutte le imposizioni, le COVID. Del Covid, c'è distanziamento, eccetera, sì, sanificazione, sì, eccetera, eccetera, la sera dalle 20 in Piazza Pole e durante il giorno, ogni giorno, le prove al Falcone Borsellino. Credo che sia ancora l'ennesima occasione di portare persone a Ibla, perché l'offerta è di altissima qualificazione, il maestro Moltisanti è un addetto ai lavori da parecchio tempo anche lui, siamo all'edizione numero 30, tutto lascia pensare che l'edizione numero 30 sia quantomeno all'altezza delle precedenti e forse con in più qualche cosa che superi anche il piacere enorme, sì, del ripartire dopo il fermo. Maestro, non si fanno gli auguri, complimenti già fin d'ora. Grazie. E ci diamo appuntamento all'edizione numero 50, che è una bella cosa. Bella, questo è un bel augurio. Buonasera a tutti. Grazie ancora, grazie. Grazie. Qua, sette qua. Vedi che ci siamo, eh? Dai. Sette qua, una di torto, di stendere un mezzo. Cosa va? Siamo grati al Signore per questo dono. Mi faccio portavoce di tutti che vorrebbero abbracciarla e salutarla personalmente, cose che penso vorrebbe fare anche lei. Ma avremo modo e tempo per poterci fermare e raccontare e riprendere il cammino insieme. Sappiamo un aneddoto che squillava il telefono, ma
Intanto li possiamo fare sedere? Sì, certo. Vi potete sedere. Grazie a tutti intanto per la vostra partecipazione. Sono passati i primi giorni e poi dopo l'8 maggio cosa è successo? E intanto i primi giorni sono stati gioiti da tutti noi. Io credo che uno slogan che può essere ricordato da un cristiano ogni momento che si fa il segno della croce è proprio il segno della croce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pensando al Padre, uno pensa certamente alla misericordia. Padre ricco di misericordia, lo ha dimostrato in tutta la storia della salvezza. Noi sappiamo come la misericordia di Dio si è manifestata nei confronti del popolo di Dio, e la misericordia di Dio in Gesù Cristo poi si è fatta tangibile anche nei segni concreti nei confronti dei più poveri, dei più miseri, quello che dobbiamo vivere noi. Pensando al Figlio, pensiamo a che cosa? Al nostro innesto nella figliolanza divina. Siamo figli nel Figlio e proprio per questo siamo anche fratelli tra di noi. Quindi la seconda parola che voglio lanciare è la fraternità. Fraternità che, come vi dicevo,
stasera lo streaming a casa e basta. E a fare solo ora fa. Consapevole che è chiamata a fare proprio uno stile di presenza nel territorio diocesano che sia credibile e affidabile, attento ai complessi cambiamenti in atto, che annunci il Vangelo nelle diversificate situazioni di vita degli uomini e delle donne del nostro tempo. La guida sapiente del nostro nuovo Vescovo possa risvegliare la coscienza missionaria delle nostre comunità, riaccendere una più intensa passione pastorale e rinnovare l'agire ecclesiale mediante un attento
Questa è Teleiblea. Oltre 40 anni di esperienza e le attrezzature più moderne e precise per garantire risultati certi ed accurati in tempi brevi. Laboratorio Analisi Battaglia, Corso Vittorio Veneto 757 Ragusa, telefono 0932 191 50 82. Il personale del laboratorio effettua prelievi a domicilio idonei a tutte le analisi cliniche specialistiche. Il laboratorio Battaglia è tra i pochi in provincia ad eseguire specifici test sierologici, più approfonditi e più sensibili, autorizzati dal Ministero e dall'Assessorato alla Sanità per la lotta alla pandemia. E il prezzo è politico, perché è imposto dalla Regione per questi momenti difficili. Laboratorio Analisi Battaglia, Corso Vittorio Veneto 757 Ragusa, telefono 0932 191 50 82. Cari amici di TG Event Television, mettetevi comodi perché la puntata di oggi, la 539, la lanciamo direttamente da Corso Buenos Aires di Milano. Tutti pronti? Enzo, 3, 2, 1, manda la sigla! E a me è rimasto lo zero. TG Event Television sia zero. Questo programma è offerto da Galup, dal 1922, sapore familiare. Giorgi, dal 1870, il segreto della qualità. Azienda Agricola Patea, Bergamotto, la passione della nostra famiglia. Vizio Cucina, rubinetti cucina di qualità. Ciao Milano, eccomi nello studio di Alassio, pronto e farfallato per presentarvi nuovi servizi firmati TG Events Television. Partiamo subito con un omaggio alla riapertura dei teatri, perché il teatro è vita, è amore, è gioia,
è bellezza. Mi raccomando, quest'estate godetevi qualsiasi forma di spettacolo e sosteniamo gli artisti ovunque essi siano. E un occhio di riguardo alle piccole botteghe, perché... I bassi costi, tutto il mondo che gira attorno a te, il prezzo che vince sulla qualità, la globalizzazione che trita i nostri sogni e il futuro dei nostri giovani che si perde nelle etichette sempre più indecifrabili. Ma vi ricordate quando i nostri prodotti passavano dal produttore al consumatore, quando l'artigiano e la piccola bottega credevano e realizzavano piccole e grandi opere d'arte destinate alla crescita delle nostre menti? Com'è stato possibile questo salto nel buio? Come possiamo tornare a sognare? Adotta una bottega e sostieni l'Italia dei saperi e delle tradizioni. Io sto con le botteghe. E restiamo nell'ottica del risparmio e della conoscenza, perché un mare di proposte vi aspettano. Oggi parliamo del pesce prete. L'abbinamento non è casuale, si chiama pesce prete perché ha sempre gli occhi rivolti verso il divino. Non è un pesce povero, assolutamente non bisogna chiamarlo pesce povero. È un pesce poco conosciuto, per quello va valorizzato. È un pesce che viene pescato in tutti i mari e ha moltissime qualità come pesce. Questo pesce viene pescato a un fondale da 18 metri in su e si pesca in tutti i mari. Non è un pesce povero, è un pesce abbastanza nutritivo, e non ha di spine, ha un costo dai 15 del pescatore a un 25 più o meno della pescheria. Compratelo che va bene per tutti, anche per i bambini. Come cucinare questo pesce? Questo pesce è adattissimo per una zuppetta di pesce, anche col curry indicato, pomodoro, curry e zuppetta. Naturalmente usiamo solo la parte del retro, qui, tutta la coda, perché la testa si toglie e si usa la parte della coda qui. Poi, molto indicato anche fritto, oppure lo possiamo sfilettare. Lo apriamo, puliamo e sfilettiamo questa parte. E si può mangiare crudo. Naturalmente bisogna batterlo prima. E questo è il risultato del nostro pesce pescato. E grazie al pesce prete tutti vissero gustosi e contenti. Viva il pesce prete! Nel 1897 il grande scrittore e filosofo russo Tolstoi definì così l'arte. L'arte è la capacità di suscitare quel sentimento di gioia nel rapporto che si instaura tra l'artista e gli altri che contemplano l'opera. La semplice parola arte nei dizionari viene così definita: espressione o applicazione dell'abilità creativa e dell'immaginazione degli esseri umani. Ad esempio, per il cantautore Federico Stragà, l'arte... Da dove parte e perché? Cos'è che porta a condividere emozioni? A disegnare oppure a ballare? A camminare sopra un filo fino al sole? A ricamare magari un fiore, a ritagliare con le forbici le aiuole. L'arte si può manifestare in qualsiasi campo e sotto qualsiasi forma. Uccidere! Uccidere!